Luigi Dauriaddi di Transitalia, socio Alis, ma lavora in sinergia con i Grimaldi. Come si rapporta Transitalia con questo tema della sostenibilità? Buongiorno a tutti e complimenti a tutta l'organizzazione Alis per questo bellissimo evento. Credo che è stata veramente un'esperienza molto interessante. Tornando alla sua domanda, noi da anni abbiamo improntato metodologie e progetti nel rispetto di una sostenibilità di lungo periodo. Noi intendiamo il paradigma della sostenibilità con la metodologia delle tre, un equilibrio tra le tre dimensioni ESG che devono produrre etica ed efficienza. Da qui la nostra azienda già ha raggiunto quelli che sono gli obiettivi del Fit for 55 previsti entro il 2030 con una riduzione del meno 55%. Questo come è avvenuto? È avvenuto con la capacità di stringere rapporti di partenariato con operatori di primo livello internazionale operanti nelle intermodalità marittime. E grazie a tutto ciò ha raggiunto di investimenti, quindi di investimento eco-friendly di veicoli di ultima generazione, dove implementano sia la sicurezza stradale ma anche con l'utilizzo e l'ausilio di biocarburanti come bio-RNG e da poco stiamo utilizzando anche biofuel, riusciamo a raggiungere degli obiettivi molto interessanti. Il core business della riduzione CO2 è avvenuto grazie all'utilizzo dell'autostrada del mare, dove riusciamo ad abbattere le distanze di circa il 70% e riusciamo addirittura ad applicare dei progetti di work-life balance per i nostri dipendenti, nel senso che oggi le distanze sono orientate soprattutto sul primo e ultimo miglio e riusciamo a garantire anche una vita etica e sociale diversa ai nostri dipendenti. Quindi anche non metterli di fronte a una scelta, lavoro o famiglia, bensì un ottimo connubio grazie a queste modalità. Tanto è stato fatto dall'autostrada del mare, ma oggi pensiamo che il 90% dei trasporti avviene ancora tutto strada. Ma gli impegni dell'Unione Europea che entro il 2030 il 30% dei trasporti stradali devono avere uno switch modale dalla strada a modalità intermodali e entro il 2050 oltre il 50%. Leggendo il report di Alis, che io ho trovato affascinante per i risultati che sono stati apportati nel 2022, parliamo di uno switch modale di circa oltre 5 milioni di veicoli dalla strada al mare o al ferro, di un abbattimento CO2 di oltre 5 milioni e mezzo di tonnellate CO2, oltre 140.000 tonnellate trasportate attraverso queste modalità, ritengo che oggi abbiamo una best practice dove ci potrebbe permettere con serenità raggiungere i primi obiettivi di riduzione CO2. A tutto ciò ritengo opportuno che con un supporto, come chiesto al nostro Presidente, di implementare quelle risorse, quegli incentivi di un mare bonus dove ha dato dei risultati eccellenti. Oggi pensiamo con dei fondi di circa 20-25 milioni l'anno si riescono a portare dei risultati di oltre 7 miliardi di vantaggi tra esternalità esterne e vantaggi ai consumatori, ritengo che l'equilibrio è talmente sottile che ci sia una grande capacità e possibilità di implementare queste risorse. Quindi questa è un po' la richiesta che noi riconfermiamo al Governo.